scritto da Raffaello Celli, dal titolo Con l'ascia e con la vela, fatto per venire dal viareggino Paolo Montaresi, amico e collega di tanti golfarancini. Avendo fatto per tanti anni il marinaio sui traghetti delle ferrovie dello Stato e che ha collaborato attivamente alle ricerche con il Comitato. Il libro, edizione del 1972, racconta il naufragio della Tartana Fenice, riportando anche i nomi dei suoi naufraghi, che erano gli stessi riportati sulle antiche targhette in bronzo sulle croci di Cala Pascale. Questo il documento importante su carta intestata, dogana di Capo Figari, Regno d'Italia, firmato dal maresciallo di finanza Falaschini Anselmo, che in data 1 marzo 1896 spedì al sindaco di Viareggio, allegando un vaglia postale di lire 5, da lui ricevute per la trasferta sul luogo del naufragio, e che donò alla famiglia più miserevole dei poveri morti naufraghi della Tartana Fenice. Per completare le ricerche, si è aggiunto il libro della collana Capitani dell'ultima vela, titolo Gran Lasco, alla pagina 115 del quale si parla della tempesta e dei naufraghi del 9 gennaio 1896. Facendo nuove rivelazioni, detto libro è stato donato dal consigliere comunale di Viareggio, signor Alessandro Torcigliani, ai membri del comitato, i quali lo hanno devoluto alla biblioteca comunale di Golfaranci. Carta intestata Centro Documentario Storico Archivio Comunale, Comune di Viareggio, vediamo una parte del carteggio intercorso tra l'assessore alla cultura di Viareggio, signora Anna Vittoria Bertuccelli, ed il comitato naufraghi di Golfaranci. Adesso in rassegna una serie fotografica messa a disposizione del circolo fotografico di Golfaranci, che ci illustra le fasi di lavorazione delle singole tombe. Stiamo vedendo la tomba del marinaio Michele Bertuccelli come era, la fase di lavorazione e la tomba ultimata. Passiamo alla tomba di Cupisti Antonio di anni 43. Vediamo le foto da varie angolazioni. Nella fase di ristrutturazione, vediamo la nuova croce. Possiamo leggere il nome sull'antica targhetta. Sempre la tomba di Cupisti, il giorno del centenario, con gli onori dalla bandiera nazionale. Vediamo adesso la tomba di Luporini Giovanni, anni 33, e la penultima andando verso Grecale, quasi al centro di Cala Pascale. Abbiamo la foto del monolite, scultura naturale in pietra. Anche Luporini ha avuto la bandiera della Marina Mercantile, il giorno del suo centenario. Sulla targhetta inchiodata alla croce, diversa dalle altre quattro, sia nel materiale che nel metodo di incisione del metallo, c'è scritto Sandrina, 21 febbraio 1837, Viareggio. Niente a che fare con la Tartana Fenice. Si ipotizza anche a Viareggio che Sandrina sia il nome di un altro bastimento in quella zona naufragato e che sotto quelle pietre possono esserci i resti di uno o più membri dell'equipaggio. Niente al riguardo è stato trovato negli archivi e nelle biblioteche.
Anche la tomba della Sandrina è stata ricostruita ed ha avuto gli onori della bandiera. È l'ultima andando verso Golfaranci, quasi al centro della cala chiamata Cala Mortale, a pochi metri dalla Battigia. Località Cala della Fenice, tomba di Clodoveo Cupisti, anni 11, era la meno conosciuta. L'incendio dell'agosto 1995 l'ha fatta emergere dalla vegetazione. È stata quella che ha avuto più onori. Lì accanto è stata eretta la lapide, lì è stata celebrata la Santa Messa. Il comitato e l'amministrazione comunale stanno lavorando per ufficializzare il nome in Cala della Fenice, alla piccola insenatura anonima che accoglie la tomba di Clodoveo Cupisti. All right.